Allora, credo che molti di noi conoscono le doti di fustigatore di Diego Terranova, che è sempre un implacabile giudice e un durissimo diciamo osservatore con spirito punitivo di tutti i post meno argomentati, meno solidi e meno motivati. Talvolta si spinge anche, come credo sia noto a chi ne è vittima, ha delle critiche talmente spietate da essere dirette e a non meritare neanche motivazioni, cioè quando si scrivono cose veramente strampalate Terranova arriva e castiga il malaugurato interprete della mostrologia in rete. Oggi però lo abbiamo in una posizione inedita, cioè in colui il quale deve presentare la sua ricostruzione di fondo. Abbiamo già assaporato la sua salace capacità di critica quando ha contestato ampiamente gli esiti della verità giudiziaria, nonché gli approdi malfermi per la verità della commissione, perché la commissione non ha mai detto che Izzo va creduto, assolutamente no, si è detto solo che Izzo andava valutato per quello che aveva analiticamente riferito. Oggi però sentiamo cosa ha da dirci di costruttivo sul suo lavoro. E cioè di ricostruttivo, cioè che cosa veramente pensa il nostro fustigatore telematico di questa complessa e labirintica vicenda. Sì. Allora, si può dire che io non penso niente, cioè nel mio libro, diciamo, si sente? Sì. Allora, nel mio libro, a parte una parte autobiografica iniziale, perché c'è da dire che io nell'81 ero neolaureato a Pisa in matematica e quindi giravo proprio, diciamo, in macchina fra Firenze e Pisa e insieme alla ragazza di allora, insomma, che abitava a Pontedera, quindi diciamo sulla strada fra Pisa e Firenze, abbiamo avuto la sfortuna di leggere, diciamo, le prodezze del mostro dell'81. Poi oltretutto anche negli anni ulteriori, 82, 83, 84, 85, andavo regolarmente alle scuole estive della scuola normale di Pisa, che poi era la mia università fra l'altro, e ogni volta il mostro colpiva, quindi c'è questa piccola parte autobiografica. Poi c'è la parte finale tecnica, che magari se volete ne parlerò, e c'è la parte fondamentale, cioè la parte intermedia, che è parecchio lunga. Allora, che deriva dalle mie ricerche. Mie ricerche iniziate non con leggendo libri, io non ho letto mai nessun libro sul mostro di Firenze. E la mia ricerca è iniziata con tre ottimi siti. Allora, il sito chiaramente di Cappelletti, insufficienza di prove, per il quale devo dire che ben prima che Vigilanti il legionario arrivasse agli onori della cronaca, io l'avevo subito inquadrato come un possibile colpevole. E mi ha fatto piacere, chiaramente, che poi hanno cominciato una indagine seria su chi effettivamente aveva delle possibilità di essere il mostro. E non diciamo riti esoterici e queste stupidaggini, poi adesso scusate, veramente, no? E quindi, dunque, abbiamo detto, no? Insufficienza di prove, poi Calibro 22, non so se lo conoscete, un sito ottimo, e devo dire il sito del nostro amico Segnini, ottimo sito, da cui ho scaricato delle notizie realmente, realmente utili e che mi hanno consentito di fare tre ipotesi di indagine. Cioè praticamente, diciamo, io ho tre persone che per conto mio dovrebbero essere attenzionate. No, no, non c'entrano nulla l'uno con l'altro. E do anche, io sono matematico, do anche una valutazione di probabilità. Sì, do anche una valutazione di probabilità. 64%. Non so, non ho più pallida idea di chi sia il mostro. 12% potrebbe essere Vigilanti, 12% potrebbe essere un ipotetico dipendente dell'ANAS, forse, e 12% potrebbe essere il fratello del
del mitomane del caso del 74, che poi mitomane non era. Perché purtroppo tuttora io vedo in tutti gli scritti sul mostro, vedo scritto che il signor F, ma non posso anche chiamarlo perché tanto lo conoscono tutti, Giuseppe Francini, no? Dicono che Giuseppe Francini si era autoaccusato del delitto del 74, quello della Stefania Pettini. Beh, non è vero, perché dall'ottimo sito di Segnini ho tirato giù i verbali di interrogatorio e questo Giuseppe Francini assolutamente, lui diceva ho paura di essere incriminato diciamo per il caso dell'omicidio della Stefania Pettini, perché dalla mia Fiat 850 è sparito un cacciavite, e poi si mise a piangere, non era una persona tanto normale, dicendo che c'era qualcuno che lo perseguitava. Chissà chi lo perseguitava. Allora, c'è da dire che c'è un'informativa del giudice Santilli che raccomanda ai carabinieri di andare a ricercare, diciamo, una calibro verso grafaccio. Ero sconfortato e loro ho messo, mettiamo Mugello e basta. Dal 1 gennaio 1960... Non so. Si sente male, scusate. Sì, lo so. Si vendicano delle mie fustigazioni, non so. Il contrappasso, mi aspettavo un pernacchione generale, ma per fortuna no. Allora, quindi dove ero rimasto? Sconsolato, ho messo Mugello dal 1 gennaio 1960 al 1 gennaio credo 1971. E lì effettivamente è saltata fuori una cosa un po' particolare. Cioè nel 1966 ci fu un incidente di caccia. Praticamente un certo Ezio un certo signor C, padre, Ezio C, diciamo, no? Il signor Ezio C andò a caccia col figlio nel 1966 e si beccò una pallottola in faccia sparata accidentalmente dal figlio. E allora dissi, ma guarda un po'. Allora, questo signor Ezio C era il direttore dell'ANAS di, guarda un po', San Piero a Sieve. Ho detto, ma guarda, proprio il posto dove hanno messo, dove hanno imbucato la lettera. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, siccome questi due andavano a caccia, evidentemente erano cacciatori, allora c'è da dire che nel delitto di Stefania Pettini fu trovato un bottone esattamente tirato fuori in un giaccone da cacciatore. Allora ho detto, ma effettivamente potrebbe essere, diciamo, c'è una coincidenza, ecco, no? E poi che cos'altro? Ero andato anche in un forum di dipendenti dell'ANAS. Allora c'erano quelli al solito che si lamentavano, ci pagano poco, che brutto, ci trattano male, eccetera eccetera. Però lì ho scoperto che, non so se è ancora così, ma negli anni 80 praticamente il lavoro all'ANAS passava di padre in figlio, cioè praticamente era un bel posto statale, tranquillo, e i papà riuscivano a sistemare i figli. Allora ho detto, ma oddio, potrebbe anche essere, diciamo, no? Il papà abitava a San Piero a Sieve, erano cacciatori, il figlio magari è andato a lavorare all'ANAS, e cosa c'è di meglio dell'ANAS, diciamo, per conoscere tutti i posti della Toscana. Però chiaramente queste sono pure illazioni. Allora, io, a differenza di molti mostrologi che io depreco, molti mostrologi sparano le cose come se fossero verità rivelata. Non so, ce n'è una che praticamente, non so, ha fatto la grandissima scoperta ha scoperto la rivista dalla quale il mostro ha tirato fuori le lettere, e dice con sicumera incredibile che il mostro è anche Zodiac, ecco, no? Ma non so, mi pare che la rivista fosse Gente, ma anch'io leggevo Gente nel 85, però non sono il mostro, mi trovo anche in Toscana, fra l'altro, però nel 68 ero troppo piccolo, avevo 12 anni. E niente, diciamo, questo è un po' il riassuntino del mio... poi ci sarebbe la parte tecnica, parlo abbastanza, di genealogia genetica e di come potrebbe essere utilizzata per risolvere questo caso. E qui c'è questa idea, mi è venuta
non la trovate nel libro, ve la dico qui. Sarebbe interessante andare a ricercare tutti i parenti delle vittime. Allora, penso io, no? Alla fine dall'obitorio li consegnano magari in un nylon gli effetti personali, i maglioni, eccetera, i calzoni, eccetera, della vittima. Allora, queste cose, se sono ancora in cellofanate, andrebbero esaminate. Perché? Perché se si trova, diciamo, un DNA comune fra, diciamo, il delitto Pettini e, diciamo, il delitto quello lontanissimo, quello di Scopetti, ecco, sì, no? Allora effettivamente lì i casi sono due: o questo DNA è magari di un addetto alla rimozione delle salme, di un medico legale, qualcosa del genere, o magari, insomma, è di uno che non c'entra niente, poi il mostro ci può da fare. Ecco, e questo sarebbe sicuramente una cosa da fare. Quindi, diciamo, io ho tre persone così da scavare un pochino e, diciamo, utilizzare la genealogia genetica. Io, diciamo, come amica LinkedIn, come contatto LinkedIn, la Marina Baldi, la famosa genetista, e mi è venuto in mente che adesso glielo chiedo, ma lei o voi, diciamo, genetisti, usate stabilmente la banca dati americana GEDmatch? Perché, insomma, cioè, tanto per dire, una mostrologa che non esercita più, lei, italiana, anzi pisana, tramite la banca dati GEDmatch americana, ha trovato un cugino di terzo grado argentino. E quindi è vero che è una banca dati americana, però, diciamo, questa qui, insomma, italiana, ha trovato un argentino che è parente. E poi c'è da dire anche che, insomma, immagino che ognuno di noi abbia qualche parente emigrato in America, c'è anche da dire. Io ho un prozio, poi c'è un allenatore di baseball che si chiama Dan Gruden, come mia mamma, che era slovena, e quindi, insomma, ci sarebbe ancora tanto da fare e si spera che si faccia. Bene, allora, di fronte a questo profluvio analitico, io faccio una domanda molto secca: cosa c'è che convince della possibile colpevolezza del legionario? È un sacco di roba, effettivamente. Allora, il legionario praticamente era nativo del Mugello e lavorava proprio nelle zone tipo Scandicci, Firenze, quelle robe lì, quindi sicuramente i posti. Poi, chiaramente, diciamo, insomma, era un legionario, però io ho sempre detto, ma possibile questo qui, insomma, un legionario, insomma, avrà avuto un sacco di donne? E invece sembra di no. Perché? Perché su YouTube, se si guarda, diciamo, un video fatto dalla, mi pare, dalla Serena Sgherri, allora in questo video si vede scartabellare, diciamo, un libro, diciamo, no, delle robe scritte a macchina, e parlano di questo legionario. Allora, questo legionario, stranamente, quando aveva 30 anni, intanto tentò il suicidio, quindi non era tanto normale, ma la cosa fondamentale era questa, che lui andava con altri amici omosessuali a spiare gli uomini nelle latrine. E allora, quindi, diciamo, ci sono cose. Anche aggiungo una cosa che non c'entra niente, che non trovate nel libro, però è interessante. Beh, chiaramente vi ricorderete del delitto De Marco avvenuto a Lecce. Vi ricordate quello che ha ammazzato, che ha sgozzato la coppia con la quale, appunto, questo qui lo scrive proprio: non ne posso più, devo avere una ragazza ma non ci riesco. Alla fine qualcuno pagherà per la mia sofferenza, e in effetti gliel'ha fatta pagare questi due che non c'entravano niente. Cioè, per conto mio, questo De Marco, con elevatissima probabilità, se non l'avessero preso, sarebbe potuto diventare un mostro di un mostro di Lecce pure lui. Poi ci sarebbe un mostro di Milano, quello che ha pugnalato la gente nel centro commerciale di Milano Fiori, dove fra l'altro io e mia moglie ci andiamo praticamente sempre. Ecco, meno male quella volta non c'eravamo, anche questo qui vedeva la gente felice, gli sono scattati 5 minuti e ha cominciato a pugnalare la gente, no? Cioè, per conto mio, ci può essere veramente questa possibilità, cioè che il mostro fosse invidioso di gente che si divertiva, che si amava anche, diciamo, oltre a divertirsi, e lui però non combinava niente.
Non so se ci sono domande da parte del pubblico. Anche a te, quando è che hai cominciato a interessarti di questa faccenda, dalla tua autobiografia? Sì, allora praticamente nel 99 mi sono comprato il computer e sono diventato digitale non nativo. E allora praticamente ai tempi in cui ero giovane c'erano due casi che mi avevano molto colpito. Il caso Moro, sono esperto anche nel caso Moro, però lì insomma, preferisco tenermene lontano perché c'è da aver paura, insomma, che lì insomma uno può anche finir male. E ci sarebbe anche da raccontare una cosettina che non mi ha fatto affatto piacere, magari la dico a cena, dopo cena. E poi chiaramente il mostro di Firenze che ogni volta che andavo alle scuole estive della Normale di Pisa, ogni volta c'era una matematica polacca con cui ero amico, no? Ma chi è questo mostro? C'è uno che ha ammazzato, eccetera, eccetera, no? Allora l'anno dopo questa tornava sempre, l'anno dopo ancora, e lei mi ha detto, ma allora non l'avete ancora preso? Che devo fare? Purtroppo, no, comunque non voglio essere cattivo con gli inquirenti, perché effettivamente, insomma, noi non siamo la capitale di serial killer, che vabbè, si sa qual è. Beh, l'America ovviamente, no? Inquirenti che poi in realtà, almeno secondo loro, l'avrebbero preso il vero mostro. Ovviamente il nostro amico Diego non ci crede. Ovviamente no. Anzi, ma cioè. Perché era provocatorio, non ci crede a nessun livello. Dunque, allora, praticamente questi qui, 4 volte su 8, quindi neppure molto efficienti, avrebbero preso questi feticci, no? Questi pupi, ma per farne cosa? Cioè speravano che incendiandoli su un braciere e facendo invocazioni massoniche o ufologiche, perché no? Cioè manca solo quello, no? Avrebbero ottenuto il potere e il dominio sul mondo, ma è anche così a me. Ah, giusto, va bene. Beh, delle indagini non mi convince, diciamo, il proiettile, cioè per esempio il proiettile è trovato nell'orto di Pacciani, un proiettile non sparato. Cosa dimostra? Non dimostra niente. E poi anche chiaramente le contraddizioni del povero ritardato lì, come si chiama? Il Lotti, appunto, no? Lì un sacco di contraddizioni, poi sparava una cazzata. E però i giudici dicevano, però guardi che ha detto una cazzata, si corregga. E allora lui si correggeva, insomma, seguendo gli imbeccati, insomma, hanno imbeccate, così mi ha dato l'impressione. E poi se uno guarda su YouTube, praticamente sembra una comica, sembra vedere Charlotte, non so, cioè, c'è Pacciani che parla del ballo del capretto lì, ma uno si spancia delle risate, viva il duce di Vanni, ma dico che processo è? Ma adesso in agosto devo andare a parlarne in America, a Reno, Nevada, no? E parlo proprio del mostro di Firenze, è un congresso dell'Associazione Internazionale di Identificazione, ma mi hanno accettato per la seconda volta. Mi sa che gli americani, insomma, guarda, siamo messi proprio male. Insomma. Va bene, questa è la conclusione finale, insomma. Grazie a tutti. Quindi ora si fa la pausa pranzo per chi resta a cena e dopo il dibattito a ruota libera. Se vi alzate e liberate i tavolini, no.